ore delle Ginestre, stiamo andando verso Etna Monte Conca e ci sono ginestre a rompere. Wow, siamo quasi nel bosco. Obiettivo di oggi è picnic, anche se si sta coprendo un po' il sole. Abbiamo comprato degli spiedini, arrosti e mangia, il fornelletto, arrostire dove capita prima. A dopo. Non puoi parlare più. Mammina l'ha lasciata sola. Ehi, è un legno molto grande. Lo posso prendere io? Vuoi prenderlo? Andiamo ad aiutare la mamma prima. Eccoci qua nel bosco. Ciao mamma. Ciao. Eccoci qua. Finalmente il sole è venuto un po' fuori e adesso andiamo ad arrostire. Volevo fare il ganso che tiravo. Ma che cos'è? Che tiravo i... come si chiamano? I taralli. E allora? Questi sono gli involtini alla messinese, che nel messinese per la verità chiamano braciole, e adesso con il mitico Biolight e il suo fornellino ci diamo a arrostire. Però come al solito credo di non avere l'accendino. Speriamo che c'è l'accendino l'altra volta qua dentro. Io non ho avuto neanche un tarallo. Guardalo. Potrei avere un tarallino. La cosa bella del mio carattere è che io ho tutto pronto per mangiare. So che non ho l'accendino, ma in questo momento non me ne sto preoccupando. Questi cosa sono? Si chiamano pellet. Non ci mangiano, amore. Che si usano per accendere il fuoco. Siccome come un cretino ho dimenticato l'accendino, adesso proveremo con due accendifuoco, un pezzo di questo e l'accendino della macchina, a combinare qualcosa. Tra le varie doti di sopravvivenza, più che pietra focaia e trucchi strani, c'è la faccia di culo. Quindi siamo riusciti ad accendere il fuocherello andando a scroccare dei fiammiferi a dei vicini di bosco. E adesso andiamo a cucinare. Torna l'uomo vincitore, l'uomo primitivo col fuoco. Adesso dobbiamo stare attenti a non farlo spegnere. Amore! Perché mi state vedendo con i miei bei pantaloni corti e non so perché siamo usciti da casa con 24 gradi e qui sopra ce ne sono 15 e quindi credo che sentirò un po' freddino. Qui c'è qualcuno che mangia. Ehi, cibalina, cibo cibo. Qui c'è qualcuno imbacoccato. Qualcuno non mi ha fatto portare il giubbotto. Io! La colpa è sempre del marito. Voi che siete sposati lo sapete e voi che pensate di sposarvi, sappiatelo. Prendetevi sempre la colpa, questo è il segreto per un matrimonio felice, addossarsi tutte le colpe. Qui c'è qualcuno forse che si è impiccato?
pettinato. Bravissima. Sono stata molto brava. Questa arrostimento galattico, qui sta diventando un circuito. Dammi i miei tarallini, dammi i taralli, dammi i taralli, dammi i taralli, ecco i miei taralli. Potrei avere un bacio al volo? Come questo bacio volante? No! Ma scusami, l'inquadratura è là! Ricordati con mal di schiena! No, è così, guarda! Senza volersi salire al volo! Ok, che provincetti! Prezzo che si bruciano! Ma tu che cosa stai facendo? Che cosa fai tu? Che fame! Mini rubrica, il vlogger con famiglia. Ti porti il drone, la macchina fotografica 4K, i treppiedi e tutta l'ambaradan e ti dimentichi le batterie. Effetto drone. Effetto drone. Drone. Wow. Dronone. Ehi tu, t'ho visto. C'è il momento del caffè. Mettilo qui, papà. Stiamo andando. Corriamo, amore, però guarda. Guarda che è dissestato il pavimento. Stiamo correndo nel bosco. All'avventura. Spettacolare questo posto. Eden vuole spingere la bimba. Qui rischiamo che la butti giù dal burrone. Siamo quasi a 2000 metri. Non vorrei trovarla che ruzzola verso Catania, piazza d'uomo vicino all'elefante. Camminando nel bosco sul letto, ricorderemo le mucche, stato che le mucche non si trovano, sono alla fattoria e dicono quando la mamma mi ha detto che lo parlano così, così. Mm. Mm.
E ora siamo le porte. Stiamo camminando in Giulietta. Noi stiamo camminando in Giulietta. E non ci sono mucche in Giulietta. Andiamo alla macchina adesso. Basta poco per passare una bella giornata diversa dal normale. Stiamo tornando, forse faremo una tappa a Zafferana dalla mitica signora che fa gli arancini al pistacchio. Stavamo ridendo, ripensando al passato, una volta quando Eden era molto piccola, con fontanella aperta, e mio padre, per scherzare, si è avvicinato con un pomelo, dicesi pomelo, un pompelmo gigante, vicino alla testa di Eden. Il pomelo era più grande della testa di Eden, a un certo punto gli è scivolato, è caduto sulla testa della bimba, che ha fatto prima così, guarda. Allora è diventata matta. Io guardavo mio padre e ho detto: ma che sogno? E ho detto: ma non l'ho fatto apposta. Certo, ma se magari voli con un elicottero sulla testa di una neonata. Adesso rinfrancati, scendiamo in mezzo alla nebbia. E se non ci vediamo più, alla prossima avventura. Ciao, state sintonizzati. Ciao. E adesso magari faremo partire il canale Family Trip, per le persone con famiglia che non si vogliono fare scoraggiare nell'organizzare i viaggi. Si può viaggiare anche coi bimbi? Si può, si può. Questo è morto.